Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video un pochino diverso, non solo per modalità ma anche per contenuto, perché voglio un po' di compagnia prima di tutto e voglio farvi assistere a quello che a cui sto studiando, cioè una cosa un pochino diversa rispetto al mio settore, al mio mercato, e ve la faccio vedere. E quindi, dato che devo affrontare questa cosa che per me è nuova, vorrei raccontare l'esperienza anche a chi potesse interessare questa cosa. Questo è, per chi non se ne fosse reso conto, il set dove registro i video. Sì, è piccolino visto in questo modo. Andiamo nell'altro lato della mia casa. Anche se non era proprio nelle mie volontà, su questo canale YouTube mi sono sempre ritrovato a parlare molto e troppo forse spesso solo di fotografia e di montaggio video o materiale comunque legato esclusivamente al video. Ho fatto degli esperimenti miei dove ho provato a raccontarmi delle mie sensazioni, delle mie prove riguardanti altri ambiti, come ad esempio l'esperimento del cellulare, dello smartphone, quindi dove ho provato a fare fotografia con uno smartphone più economico, ma il mio obiettivo è tutt'altro, cioè io vorrei allargare quelle che sono le prove che io faccio su questo canale YouTube, perché lo faccio per divertirmi prima di tutto e non per lavoro. Proprio perché uno dei miei obiettivi, è quello di poter raccontare tutti gli esperimenti che io faccio e di insegnare dove possibile, o almeno far commettere i meno errori possibili alle persone che mi seguono, perché tanti di questi errori li ho commessi già io, quindi voglio raccontarvi quelle che sono le mie esperienze. Ora, bando alle chiacchiere dove mi sono dilungato tantissimo. Location naturalmente insolita, questa perché per ora è la mia postazione temporanea dove a casa monto i video, lavoro, faccio i miei esperimenti e quant'altro. Oggi voglio parlare di computer e voglio parlare di micro, anzi computer. Mi è nata un'esigenza, naturalmente le mie idee partono sempre dal concetto lavorativo. Volevo sviluppare delle applicazioni, delle web app basate quindi su HTML per integrare sempre dei contenuti video e multimediali, quindi quella è la mia logica, ma avevo bisogno di un media center, qualcosa che costasse poco, che potesse metterle in play costantemente e addirittura essere interattivo con l'utente. E quindi mi sono chiesto qual è la soluzione migliore per poter creare un mini server, un mini computer. E beh, il web mi viene in aiuto ed ecco qui che vi faccio vedere quello che ho comprato. Quello che mi sono procurato è una scheda che sostanzialmente è un computer Raspberry Pi 3. In teoria dovrebbe essere il modello B Plus, esattamente il modello B Plus. Questa scatolina, spero che si veda, contiene un computer. Questo è esattamente un computer. Un computer da potenzialità davvero ridotte, quindi nasce proprio per creare delle automazioni, per lo sviluppo di applicativi da Office, quindi sono queste le sue finalità. Serve special modo e viene utilizzato special modo anche per la realizzazione di input logici. Che cosa sono gli input logici? Se per esempio andiamo vicino a un proiettore, diciamo a quel proiettore che deve proiettare quel video in quel determinato tempo, a quel determinato minuto, questa scheda è programmabile, permette di fare quello. Nella confezione che ho appena aperto, quello che troviamo è semplicemente un libretto di istruzioni, un fogliettino, un cartoncino e quello che è il computer. Questo è il computer, null'altro. È una scheda che porta una porta Ethernet da 300 megabits, quattro porte USB 2.0, uno slot per micro SD qui dietro. Questo dovrebbe essere qui dietro il Wi-Fi, se non vado errato, quindi un chip Bluetooth, un chip Wi-Fi, non so dove sono destinati entrambi. Un piccolo processore grafico, un processore da 1,3 GHz, se non vado errato, un quad core tra le altre cose. Una porta HDMI, uno spinotto per le cuffie, una porta micro USB per essere alimentato
E basta, questo è il computer. In verità ho comprato anche un altro accessorio che sarebbero dei dissipatori per i processori che sono esposti, che si trovano online a davvero pochissimo. E insieme alla scheda, quindi al computer in sé, e ho comprato un kit perché mi costava molto meno comprare tutte queste cose in kit piuttosto che comprarle singolarmente, cioè spendevo quasi gli stessi soldi, forse in kit era stato più comodo. Ho preso il kit della Melopero che si trova su Amazon, ma ce ne sono anche tanti altri che ve li linko qui sotto. Ho preso la custodia, o meglio custodia, il case di questo microcomputer, che è un case completamente in plastica, ma ci permette di tenerlo, questi sono gommini per poggiarlo a terra, ci permette di tenere comunque il microcomputer al sicuro perché comunque è molto delicato, e poi porta con sé un adattatore per la corrente con la spina italiana. Un semplice adattatore. In teoria servirebbe un adattatore con uno spinotto on-off, perché questo computer appena connesso alla corrente parte. Questo è il senso. E questo computer non ha memoria, oltre al suo giga di memoria RAM, forse questa è la memoria RAM, ma porta uno slot per micro SD. Questo slot, grazie a una micro SD, possiamo installare un sistema operativo. Sistemi operativi, naturalmente andremo ad installare un sistema operativo Linux, infatti proprio per questo sono qui a parlarne con voi, e ci sono delle distro di Linux, cioè delle versioni di Linux fatte esplicitamente per Raspberry, quindi per sfruttare Raspberry. E oggi ne proviamo una che non è la più adeguata perché è in fase di sviluppo, che è la Ubuntu Mate, si chiama in questo modo. Io già l'ho flashata sulla mia micro SD, flashare significa spostare tutti i contenuti che servono sulla micro SD, quindi adesso riassetto un po' il tutto e andiamo ad installarla. Ora sono un pochino stretto nella mia condizione, ma quello che poi mi sono procurato, oltre quindi al computer in sé, è un monitor. In teoria doveva essere HDMI, ma è un monitor con DisplayPort, l'ho pagato usato 50 euro, e ho un cavo HDMI DisplayPort, sperando che funzioni, e una tastiera, la mia vecchia tastiera da computer meccanica, bellissima della OK, un mouse della Logitech stupidotto e basta. E poi ho la mia sacchettina comprata economicissima su AliExpress, beh, con un po' di batterie perché mi servivano, un po' di penne USB e la micro SD con il software. Nel frattempo poi mi sono copiato tutto anche su una penna nel caso mi dovesse servire da flashare, perché ho scaricato tutto in ufficio ed ho preparato già tutto lì, proprio per dedicarmi soltanto all'installazione. Io pensavo di voler direttamente passare all'installazione del sistema operativo, ma noi realmente dobbiamo prima assemblare tutto, quindi vi faccio vedere i passaggi. Allora, oltre al pieno disordine, abbiamo la scheda, l'alimentatore, eccolo qui, con spina americana che andiamo prontamente a scollegare. Mettiamo qui e ci mettiamo quella italiana. Alimentatore può andarsene. Allora, in tutto ciò io ho bisogno solo della micro SD, quindi andiamo a prenderla. La installiamo qui sul retro e se capisco il verso dovrebbe essere in questo modo qui. Ok, è arrivata al suo limite. Spero vada bene. Ok, poi prendiamo il nostro case. Ok, gommini applicati. Ora capiamo come si smonta, penso così. Ok, questi qua sono i vari blocchi laterali. Mettiamo in posizione la scheda che visibilmente va in questa posizione qua. Tutto al contrario, no, va così, sì. Come non ne ho idea. Ok, va così. Poi ci vanno gli slot laterali. Come anche questi non ne ho idea. Così, ok, si tiene. Si tengono. Prendiamo l'altro dall'altro lato. Queste porte seriali servono per agganciare altre uscite per configurare dispositivi esterni. Molto interessante. Se queste cose vi piacciono, potremmo approfondirle insieme, così le studio anch'io. Chiudiamo solo questo lato e chiudiamo anche il sopra.
E insomma, non ho mai assemblato un computer più velocemente. Questo è il nostro computer, è una scatoletta che sta tranquillamente nella mia mano, può essere tranquillamente montata dietro a un monitor, incollata, messa in qualsiasi modo si voglia. So che non c'è bisogno di aggiungere dissipatori, ma comunque nel momento in cui mi arrivano li andrò ad applicare, nel caso registro una clip per farvi vedere. C'è accesso semplificato alla micro SD se vogliamo cambiarla. Io direi di provare ad accenderlo e vedere soprattutto se parte il monitor. USB numero 2, sarebbero mouse e tastiera. Ok, ora manca il cavo HDMI, che ho soltanto un DisplayPort / HDMI. E a questo punto manca solo l'alimentazione. Nel momento in cui andrò ad agganciare l'alimentazione al Raspberry, dovrebbe partire. Quindi incrociamo le mani, acceso, si accende un LED di notifica, spero che si veda. E boh, accendo il monitor e vediamo che succede. Non vede nulla. Ma la mia paura / preoccupazione sia la tipologia di cavo. Io però ho un altro cavo, perché qui ho un altro monitor a cui ho collegato il portatile. Quindi io farei il tentativo di sganciare il cavo e provare ad agganciare il cavo del monitor. Ok, secondo tentativo. Adesso un monitor direttamente HDMI. Raspberry è sempre acceso, cavo ingombrante, plugin. Vediamo se a quest'altro monitor è più fortunato. Stacco e riattacco l'alimentazione per capire se manda il segnale oppure no. Lampeggia verde, lampeggia rosso, succede qualcosa, c'è un lampeggio. Ok, c'è qualcosa, parte Raspberry su questo monitor. Error driver, SDO, sysarray register, aborting. Ok, da un errore che dobbiamo capire. Parte la distro sulla micro SD. Mi dispiace che l'illuminazione ormai se ne sia andata, ma abbiamo il Raspberry che sta funzionando. Quindi vediamo cosa succede. Quindi in modo molto sempliciotto parte e adesso andiamo ad installare il sistema operativo, e l'entuccio non è proprio veloce, quindi ci proviamo. Completata la prima procedura di installazione del super user, quindi di dove ho messo tutti i miei dati, la password e i dati per la connessione in rete, adesso sta installando il sistema operativo. Ora sta letteralmente installando il sistema, ci metterà penso una decina di minuti. Possiamo nel frattempo, se prendo il mouse corretto, andare a guardare quelle che sono le possibilità di questo sistema operativo, che è molto molto leggero e comprende praticamente tutto. Abbiamo insomma la possibilità di personalizzare il sistema operativo, deriva da Ubuntu, che è una delle release più conosciute di Linux. Non è la più performante, ma è una delle più conosciute e più utilizzate in ambito home. Quindi ho preferito utilizzare questa versione per Raspberry, che è la Ubuntu Mate, mentre c'è anche un'altra versione che è la Raspberry Pi Edition, una cosa del genere, che mi sembrava un pochino più grezza. Quando mi sono informato e ho studiato un pochino gli applicativi per Raspberry Pi, mi sono reso conto che all'epoca dei video che vedevo su YouTube, la versione di Ubuntu Mate non era ancora stabile, invece ora la versione è diventata piuttosto stabile, quindi è raccomandato l'utilizzo. E quindi ho deciso di installare telefono che squilla e quindi ho deciso di installare direttamente quella. Aspetto il completamento e vediamo come si presenta. Ebbene, il sistema operativo è partito e naturalmente non è una scheggia. Ora cerco di mostrarvi qualcosa e vi spiego velocemente in cosa consiste questo sistema e questa distro. Sostanzialmente abbiamo un sistema operativo, quindi è un classico sistema operativo, naturalmente basato su Linux. Questo è essenzialmente Linux. Questo è come ci si presenta Ubuntu, Ubuntu Mate, e abbiamo la possibilità di fare le cose di base che si fanno su un sistema operativo. Abbiamo già preinstallato
una serie di accessori come una serie di software per l'office automation, quindi ad esempio abbiamo una sorta di Word che si chiama LibreOffice, lo apro così vi mostro come funziona. Naturalmente non è una scheggia, è comunque un mini computer per fare piccole cose con un costo molto ma molto ridotto, ma ha tutte quelle piccole funzioni. Ad esempio scrivo qualcosa, che rendono comunque questo piccolo computerino molto interessante. Abbiamo la possibilità di personalizzare il sistema operativo, di personalizzarlo in tutte le sue forme graficamente. Come vi dicevo, ci sono una serie di applicazioni già preinstallate. Ecco, inizia a dare i primi errori, non ricaricare, non so che cosa significhi. Infatti io non sono neanche un amante di Linux perché non l'ho mai studiato a fondo. Sta dando un errore con la micro SD, quindi dovrò probabilmente cambiare micro SD perché ha qualche problemuccio, anche se non è una micro SD stupidotta che ci ho messo all'interno. Ma il sistema operativo comunque funziona. Abbiamo preinstallato ad esempio Firefox, infatti per esempio andiamo su cerchiamo le news di Google, vediamo come carica una pagina piuttosto ricca. È lentuccio, ma a prescindere è connesso via wifi, il wifi non è neanche molto lontano, non ha un'antenna performantissima, però comunque l'utilizzo quotidiano lo si riesce a gestire. Io sono molto curioso di vedere con un applicativo che ho immaginato in HTML5 come riesco a farlo funzionare. Beh, nel frattempo noto con molto piacere, ecco, che si è ripristinato il menu che era scomparso. So che nel pannello di controllo, nel centro di controllo, abbiamo la possibilità di andare a personalizzare l'aspetto e stile, quindi farlo assomigliare molto di più a quello che può essere un computer con un Mac oppure un Windows. Dovrei trovare naturalmente le funzioni, so che c'è questa possibilità, per questo ve lo dicevo. Aspetto, possiamo andare a modificare con tutta una serie di temi che abbiamo a disposizione, possiamo cambiare lo sfondo naturalmente tra quelli presenti oppure caricandoli noi, e il tipo di interfaccia. Ecco, con Mate Tweak possiamo andare a praticamente a customizzare il nostro pannello in varie modalità. Possiamo far mostrare computer, il pannello può essere configurato come copertino, quindi ci fa un giochetto divertente, non chiama Apple ma ci dice che lo fa assomigliare a copertino, quindi significa che ci fa un'interfaccia molto più Mac user friendly, quindi con tutte le icone qui nel basso. Oppure possiamo andare a scegliere quella contemporanea, quella da netbook, quella da Redmond, che non altro che quella di Windows. Per chi conosce un pochino i marchi saprà benissimo che Redmond è la città dove si trova Microsoft praticamente, quindi andiamo a farlo assomigliare molto a quello che è Windows. Io per esempio non mi dispiace, quella Windows va più che bene, anche se sono un Mac user, ma va bene così. Quindi ho fatto comparire sul desktop, oltre che la cartella dell'utente, anche la cartella anche l'icona del computer, e possiamo andare a personalizzare in tantissimi modi differenti. Insomma, questa era la mia esperienza con la prima installazione di un Raspberry Pi, un Raspberry Pi 3 modello B Plus. Sono molto curioso di adesso andarci a giocare, a smanettare, e vi invito a scrivermi nei commenti se vi può piacere che vi continui a portare contenuti di questo genere, perché c'è tanto da divertirsi, quindi anche lo stesso sviluppo delle applicazioni. So che vado oltre quello che per cui nasce il canale, che è parlare di fotografia e video, ma io mi interesso di multimedialità in tutti i sensi e gli ambiti, e quindi voglio allargarmi, mi allargo professionalmente, vorrei allargarmi
anche nel raccontarvi quello che faccio normalmente, le mie fasi di ricerca e sviluppo, insomma. Quindi siamo giunti alla fine di questo video. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, naturalmente attivate la campanina così sarete sempre aggiornati su tutti i video che escono. Se avete delle domande potete scrivermele qui sotto nei commenti. Cos'altro dirvi? Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.